Prima di iniziare la visione di questo video, vi ringraziamo di sostenerci e seguirci sempre. Allora, rieccoci qua all'interno del nostro spazio dedicato ai sogni, dedicato alle vostre domande, ai vostri quesiti. Buonasera dottor Fiore, le vorrei raccontare questo sogno che ho fatto recentemente. Potete anche spaziare all'interno di dimensioni più ampie. Ogni mercoledì dalle 19 alle 21 sono attivi gruppi online di terapia ermetica collettiva condotti dal dottor Raffaele Fiore. Per info e prenotazioni rimandiamo al link che si trova sotto al video nell'info box o nel sito di Accademia di Psicomedicina dell'Anima. Quali sono le radici del male? Quali noi possiamo identificare come le radici del male? Sapete che abbiamo parlato tante volte, no? Del male. Ma come si manifesta il male? Qual è l'effetto reale di questa dimensione dell'essere? Probabilmente è qualcosa che sta all'interno stesso dell'essere, che non è all'esterno dell'essere. Il male è una percezione del vivere, è uno stato del vivere. E molto spesso noi utilizziamo il termine male per farne un'associazione con il dolore, ma non è la stessa cosa, perché ci sono persone, vi parlo da medico e da psicoterapeuta, ci sono persone che non hanno male nel corpo fisico, ma hanno il male di essere, hanno il male nel vivere all'interno dell'essere, dell'esperienza dell'essere. Hanno il male nell'ente. E qui vi parla forse di più il teosofo del medico. Ed ecco perché molti colleghi mi chiamano e mi dicono: perché non riusciamo a sedare le sofferenze dell'altro? Perché le sofferenze dell'altro non sono soltanto quelle visibili nel corpo fisico e nemmeno visibili attraverso un'analisi del mentale. Ma dobbiamo andare oltre. C'è un vuoto che va oltre ed è lì la radice del male. Ora vi dico tutto questo perché io sono molto innamorato delle radici, lo sapete. Io appartengo alla scuola di Rizza, no? Rizza vuol dire radici. E da lì ho ereditato le radici, cioè voglio andare alle radici. Sia chiaro, non mi piace molto la visione causalistica delle cose, andare a cercare la causa. Perché di solito la causa si perde, si disperde, si dilegua, si diluisce in un mare di concause. E allora c'è qualcosa che avvolge tutto questo mare, che avvolge tutte queste concause, che può essere rappresentato il mal d'essere. Quindi è al di fuori dalla mente, è al di fuori dalle emozioni, è al di fuori del corpo fisico, perché queste tre parti che già facciamo una grande fatica a governare sono tre parti che lasciate da sole agiscono in modo sconnesso e producono il male essere, il mal essere, ma c'è un male essere che sta al di fuori di questo male essere. E dov'è? Nell'aver perso il significato del senso dell'essere. Cioè raramente ci poniamo al di fuori dell'essere. E invece questo è il centro della terapia, tutta la psicoterapia, l'oncoterapia, l'antinfiammatorio terapia, è questo il primo passo. Ecco perché io vi consiglierei, con tutto l'amore di questo mondo, magari di frequentare ogni tanto la terapia ermetica collettiva del mercoledì sera, per una semplice ragione: per capire qual è l'impronta della teoria che può sgorgare da qualcuno che sta all'interno della libreria esoterica Cavour, perché spesso il linguaggio, l'approccio è molto simile a quello che voi portereste magari in un ospedale o in un ambulatorio medico qualsiasi, ma noi questo sappiamo già che è fallimentare. È fallimentare e lo vediamo costantemente e lo vedono anche i miei colleghi, adesso quelli iniziati, i medici iniziati che sono passati attraverso questa pandemia e l'hanno vissuta come un'iniziazione, cioè come un sorso, come un abbeveraggio alla fonte della verità, si sono resi perfettamente conto del limite di una comunicazione scientifica a un essere umano.
L'umano ha bisogno di uno sguardo anche scientifico sul mondo, ma non può avere una risposta scientifica. Vi dico tutto questo perché quando qualcuno viene in terapia e viene in terapia con determinate richieste e determinate caratteristiche, deve capire una cosa molto importante, che la terapia non può restituirti alla vita di prima, mai. Semplicemente, se è onesta, non lo può fare e soprattutto non lo vuole fare se è un'onesta terapia. Non vuole riconsegnarti al mondo che stiamo guardando dalle finestre, al mondo che stiamo sorvolando con l'aereo, al mondo che guardiamo dalla barca sulla costa. Noi siamo in una posizione privilegiata in quel momento perché possiamo mettere a distanza il mondo. Eppure il desiderio che abbiamo è di rientrarci, mentre quello che ci chiede la svolta di quest'epoca è di non rientrare in quel mondo, perché altrimenti il male non sarà soltanto quello del corpo fisico, che poi alla fine è soltanto, come dico sempre, la stessa frase, la condensazione di un mal essere nell'umano. Nell'umano la malattia è una condensazione nel corpo fisico di un aspetto animico spirituale. E su questo non discutiamo più, per cui capite che quando qualcuno arriva in terapia, e mi è capitato nelle ultime settimane, no? E si sceglie di fare una seduta con me e si incomincia a portare qualcosa di oggettivo e di obiettivo, meglio, che entrambi dobbiamo osservare, giudicare, analizzare per trovare una soluzione, partiamo col piede sbagliato. Quindi io eviterei di spendere denaro, tempo, attenzione, impegno, speranza su qualcosa che risulta in partenza fallimentare, perché le radici del male non sono lì, sono altrove. E si parte a lavorare soltanto non con delle conoscenze che possono essere utili, non con una analisi pedissequa dei fatti, della storia, dell'infanzia: mia mamma mi ha fatto del male, mia mamma è stata assente, mia mamma è stata troppo presente, mio padre è stato troppo intrusivo, troppo giudicante. Basta. Si parte proprio con una predisposizione a non fare. Ecco perché quando vengo tempestato, per esempio, di email di persone che mi chiedono: allora a questo punto dovrei andarmene di casa, allora a questo punto dovrei prendere un appartamento a 300 km, a questo punto non si fa niente, si passa invece dalla dimensione del fare alla dimensione della contemplazione, si impara a guardare passivamente e senza giudizio. Se non facciamo questo passaggio, noi non combiniamo un bel niente. Dal punto di vista terapeutico, se qualche giorno fa, guardate, con un carissimo amico, non voglio più citare altrimenti sembra che gli faccio pubblicità costantemente, ci siamo sentiti al telefono per una quarantina di minuti, e quando si parla in libertà così anche con un grandissimo formatore di stampo cristiano, non dico cattolico, dico cristiano, quindi cristianesimo esoterico, gnostico, eccetera, quando si parla con lui a un certo punto si fanno anche domande abbastanza chiare e dozzinali del tipo: ma senti, ma secondo te, a te non pare che l'umanità si stia veramente a questo punto dividendo in due parti molto ben chiare, molto ben definite? E c'è uno scisma in atto, c'è uno scisma chiarissimo, è proprio come tirare una linea molto marcata tra due dimensioni dell'umanità. Da una parte ce ne sono molti, dall'altra molto pochi. E facendogli questa domanda, volevo una risposta, ovviamente, volevo vedere se la risposta era identica alla mia, no? E lui mi ha detto: ma guarda, è inevitabile che si possa fare subito, chiaramente, una grossolana differenza tra coloro che verranno salvati e coloro che non verranno salvati. E lì dentro, in quel salvati, ci sta tutto, anche la nostra degenza ospedaliera, è chiaro? Perché l'uomo non lo curi soltanto con i rimedi e con i farmaci, lo curi soprattutto con le parole e con una dimensione del senso del percorso che sta facendo, perché il senso ce l'ha. Anche se giustamente il caro amico Giorgio Rossi ha fatto un video proprio su tutti coloro che ci impediscono di trovarlo questo senso, e sono potenti e sono forti,
Satana e Lucifero sono forti, ma nessuno può essere più forte di chi decide di fare una svolta spirituale. Allora questo mio amico cosa mi dice? È la stessa cosa che stavo pensando io. Guarda, sostanzialmente l'umanità è divisa in due parti. Quella che si trasformerà è quella che pratica e riesce a fare meditazione, l'altra no. E allora dov'è la risposta? La risposta è nell'occhio che guarda gli eventi. Quindi, quando qualcuno viene da me e mi dice, allora dovrei andarmene di casa, come dicevo prima, allora dovrei prendere un appartamento, allora dovrei lasciare mio marito, no, allora dovresti smettere di essere reattivo, smettere di essere reattiva, smettere di agire, smettere di pensare, smettere di fare perché lo farai esattamente come lo hai sempre fatto, con una modalità apparentemente diversa. Come quelli che vanno in chiesa e credono che pregando tutto il giorno diventino cristiani. Non è così. Io devo lavorare prima sul mio corpo fisico, come predisporre questa antenna alla trasmissione del Cristo o alla ricezione del Cristo. È questo che devo fare. Quindi per un bel periodo io non devo proprio fare niente, anzi devo innamorarmi del niente, del nulla, perché altrimenti le radici del male s'affondano dentro di me e quando avranno occupato perfettamente la mente avranno un territorio straordinario, un humus straordinario, visto che siamo fatti di terra, siamo Adamà, quindi l'humus è il nostro corpo e lo vedremo lì. Il disastro. Poi mi direte, come si esce dalla reattività? Non è facile, si lavora tutti i giorni. A me è successo ieri sera un episodio di reattività, capite? E ho dovuto poi lavorare per stemperarlo, per diluirlo, per capire le connessioni tra il mio fatto, tra la mia azione e ciò che può aver indotto nel mondo. Ognuno di noi finisce per agire delle trasformazioni radicali nel mondo. E quindi le radici del male partono da un'azione che non è presente alla coscienza. Quindi devo costantemente essere nella coscienza. Ma io sono stato troppo reattivo perché sono troppo stanco. Bene, perché ho permesso al mondo di rendermi stanco. Perché magari per un certo periodo mi sono identificato troppo, anche solo per un pomeriggio mi sono identificato troppo con il dottor Fiore. E il dottor Fiore c'è un momento in cui deve morire se io devo trovare le radici del male. Perché le radici del male sono, io sono il dottor Fiore. Io sono il ragionier Rossi. Io sono il presidente della Repubblica. E voi sapete che in psicanalisi, come ci raccontano bene i grandi psicanalisti, chi è più folle di un re che si chiede un re, no, l'avrete già sentita questa frase, no? Chi è più folle di chi si crede la mamma di famiglia, il papà di famiglia, il direttore dell'orchestra? Quello è folle, chi è identificato con ciò che fa. Quindi ci vuole un regista interno. Il regista interno, come se voi guardate il film di Jodorowsky e La montagna sacra, capite che cos'è? Che noi siamo nel film con qualcuno che registra il film. Quindi noi dobbiamo essere quella camera che sta al di fuori della sala cinematografica in cui si registra il film, cioè un occhio che osserva tutta la scena che viene messa in atto per vivere. Per fare questo abbiamo bisogno di tempo, di vuoto, di spazio, di assenza di reattività. Quindi non c'è nulla da fare nei momenti di grande crisi, c'è da sedersi e osservare con un occhio pacificato. Altrimenti, se ci troviamo in seduta e sono due ego che si incontrano, ragazzi miei, non ottenete niente. Non ottenete nulla. Quindi cercate di prendere tempo anche sulla decisione di venire in seduta da coloro che partono già da una intuizione che forse voi ancora non avete ben digerito, perché è scomoda, semplicemente per quello, non perché non siate colti. A volte, anzi, essere colti è un handicap veramente terribile. Quindi non c'è niente da fare, c'è solo da osservare. Così come quando, per esempio, noi scientificamente facciamo un esame come la PET, no? No? La PET è bellissimo come esame dal punto di vista diagnostico, è veramente geniale. Cioè, la PET ci dà la dimensione di ciò che potrebbe molto probabilmente accadere in determinate aree del nostro corpo, con una grande probabilità accadranno se noi, e qui lascio i puntini di sospensione,
E quella è un'indicazione molto importante su che cosa? Per assurdo, la scienza in quel momento lì ci dà uno strumento di indagine conoscitiva a monte di tutto. Ci dà quasi un indice di probabilità affidabile su qual è il tavolo di lavoro su quale noi dobbiamo incominciare a osservare prima di agire, a osservare, perché se agiamo esattamente come il giorno prima di aver fatto la PET. Quindi continueremo così a pensare che Maria è moglie di Giovanni, che è la mamma di Luigi, che tutte queste belle stupidaggini che hanno costruito il teatrino della nostra vita, secondo il quale siamo finiti a fare la PET. Ok? Questo non significa che dobbiamo lasciare Giovanni, che dobbiamo abbandonare Luigi. No, dobbiamo cambiare l'occhio. Ecco la radice del male. La radice del male è trovare un senso superiore. Io non sono la mamma di Luigi, io sono la donna che ha adottato Luigi, perché la mamma di Luigi è la Vergine Maria. Ok? È la componente femminile del divino? Su questo potremmo parlare per ore. A me interessa questo. Quando però accade che ci restituiscono la pet, molto spesso c'è un linguaggio che non corrisponde perfettamente all'umano, perché l'umano è fatto di immaginario e quello che stavo dicendo uccide, ma che ammala o che porta il male all'interno dell'umano è molto spesso l'immaginario perverso che viene prodotto da una comunicazione. Quindi, prima di fare il bravo bambino e incominciare a capire quanto io debba restituire all'altro, cioè come se mi dovessi scrollare un peso di una responsabilità e la metto addosso a una persona che purtroppo magari ha un male e di pesi ne ha già portati abbastanza, quello che io consiglio al mondo scientifico è di trovare un linguaggio significante per trasformare in una fiaba quello che il mondo scientifico ci sta dicendo in termini numerici. È chiaro? Quindi bisognerebbe dire a una persona, vede, questo ci dà il quadro della situazione, diciamo una criticità sulla quale non siamo impotenti, possiamo agire con una infinità di strumenti, primo fra tutti il suo pensiero, la sua partecipazione emozionale. E se abbiamo dalla nostra parte questo elemento, noi possiamo modificare tangibilmente la realtà delle cose, addirittura l'indirizzo delle cellule, che sappiamo essere più predisposte in questo posto, in quest'altro, in quello, in quell'altro, nel riprodurre la stessa malattia di prima. Ma se io ho dalla mia parte la sua partecipazione passiva nella sua attività, o meglio attiva nella sua passività, se lei pone un occhio benevolo all'interno di questo sistema che non percepisce tutto questo come una ghigliottina sospesa, ma come un'opportunità per lavorare all'interno della propria vita, nei punti giusti e con le scelte adeguate, dopo aver visto veramente la realtà delle cose, allora forse riusciremmo a cominciare a camminare sul sentiero del miracolo, perché il miracolo si manifesta, si apre a noi e noi ci apriamo a lui quando siamo usciti dalla reattività. Ecco perché trovare le immagini giuste non significa trovare immagini rassicuranti o immagini attinte dal pensiero positivo. Si tratta di riattivare dentro all'individuo l'elemento della trasformazione, per cui quando solitamente arriva da me o da altri colleghi simili a me, che ce ne sono tanti ragazzi, non lasciatevi suggestionare da questo video, ce ne sono veramente molti, tantissimi, potrei farvi un elenco, ma non ve lo faccio, perché cercare fa parte della vostra vita, non della mia. Noi, per esempio, nel mio studio non siamo un'agenzia di collocamento. Se qualcuno si rivolge a noi, lo aiutiamo secondo il nostro metodo, ma potrebbe non essere l'unico, anzi, sicuramente non è l'unico. E voi mi direte quanti metodi ci sono? Beh, uno per ogni collega. Quindi ce ne sono veramente tanti, ce ne sono veramente tanti. Ma quando qualcuno arriva da me come ultima spiaggia, deve capire che come ultima spiaggia c'è solo una cosa da fare. Tuffarsi in mare, non tornare indietro e cercare un'altra terra in cui essere se stessi, ma tuffarsi in mare, nudi, e nuotare nudi. Questo significa abolire le radici del male dentro di me. Quindi, se voi mi portate la vecchia mamma di 85 anni che mi racconta tutta la sua vita e che quindi butta via 3 sedute inutilmente, per poi dirmi alla fine che fino all'altro ieri era sana,
e non ha ben elaborato ancora il significato del corpo fisico, della sua funzione, del fatto che lo dobbiamo inevitabilmente lasciare, che tutto quello che noi facciamo quotidianamente per rimandare, per delegare, per dilazionare questo aspetto è solo un'illusione, è un'illusione, lo capite? Perché se il cortisone ci salva per 45 giorni o per 45 mesi, vuol dire che noi dovevamo andarcene fra 45 mesi? Lo riuscite a capire questo? Se siete sulla Cavour, questo lo dobbiamo capire. Altrimenti facciamo la solita relazione terapeutica fallimentare per tutti e si finisce sempre: ma allora lei non mi ha detto che cosa devo fare? Lei non deve fare niente. Ma allora che cosa devo dire? Non deve dire niente a nessuno. Ma allora mia sorella, mia mamma, silenzio, chiuda le comunicazioni. Ok? Chiuda le comunicazioni e incominci a osservarsi. E allora vi cito tre frasi di Jung, posso farvelo? Ecco, tre frasi di Jung fondamentali. Così capiamo di che cosa sto parlando, perché sembra quasi che questa sia una novità, ma queste cose Jung le scriveva, non dico 100 anni fa, ma quasi, 90, vogliamo dire 90 anni fa. Scrive queste frasi: creatura complicata è l'uomo. Sa tanto di tante cose, ma conosce davvero pochissimo di se stesso. L'uomo in generale nutre un'avversione profondamente radicata a saperne di più su se stesso. Però la scoperta di noi stessi ci mette a disposizione tutto ciò che siamo, ciò che era nostro compito diventare, le basi e lo scopo della nostra vita. Ora, se noi vogliamo risalire alle radici del male, che come abbiamo detto nell'umano dal secolo, dal Novecento in poi, non è soltanto fisico, ma è l'espressione di un essere che si sente incongruo, inadeguato all'essere, vuol dire che questa conoscenza non abbiamo ancora tirato fuori, scusate il termine, le palle per cominciarla, perché ci vuole coraggio. Perché bisogna ribaltare l'intero sistema, perché bisogna accettare la nostra mortalità anche se siamo nel Novecento, perché non possiamo metterci a ballare, a danzare, a mangiare e a gozzovigliare mentre sta cadendo, come in quel film, un asteroide del quale non ce ne frega proprio nulla, perché quello che conta è il divertimento ora, per scordarci che cosa? La verità dell'essere, che la morte fa parte dei vari passaggi. E allora vi dico. Poche ore fa, perché l'abbiamo fatta poche ore fa, io ho parlato durante la terapia ermetica collettiva, che vi consiglio veramente di frequentare per ragioni, direi quasi, come posso, propedeutiche. Ecco, per ragioni propedeutiche. È un po' come fare una piccola profilassi. Una profilassi antibiotica prima di fare un intervento chirurgico, prima di fare come posso dire, un impianto dentale. cosa che comunque clinicamente non è che mi piace moltissimo, però posso farvi un esempio, no? Il mio parroco, quando ero ragazzo e veniva a fare religione nella scuola elementare, diceva: anche il più bello degli esempi finisce per zoppicare sempre. Però proviamo a pensare a questo, no? Ci sono delle parti di inquietudine, di malessere esistenziale dentro di me che ovviamente potremmo scacciare tranquillamente con alcune molecole. C'è un piccolo problema però, che tutti coloro che utilizzano queste molecole si accorgono che c'è qualcosa che sta trasformando l'anima, ma non li sta totalmente distaccando dal centro del tema che è alla radice del male d'essere, ok? Allora, qualche sera fa, appunto, durante la tech che io considero una profilassi per evitare di perdere tanto tempo, tanto, e soprattutto tanto impegno inutilmente, io ho parlato di un episodio che mi è successo, che poteva succedere con qualsiasi bambino. In realtà, mio figlio, il più piccolo, un giorno che io col quale io vado spesso a trovare i defunti al cimitero, con una funzione che non è quella di andare a trovare colui che viveva, ma per andare in qualche modo a rammentarci di un frammento di memoria che vive dentro di noi, per
per avere un punto ideale di incontro col defunto, che in realtà è molto più facile trovare nella vita quotidiana che andare lì, e per vivere un luogo in cui sembra che tutto sia deputato. Pensate ai cipressi, pensate all'olio essenziale di cipresso, no? Che viene messo lì proprio non a caso, altrimenti metterebbero, che ne so, degli ulivi piuttosto che altro, ma il cipresso tende alla verticalizzazione, cioè ad andare verso l'alto, tutto nella morte ci porterebbe lì, no? Quindi già nell'utilizzazione del cipresso, anche soltanto come albero, c'è l'intuizione saggia e reale, con la R maiuscola, del fatto che qualcosa ascende. Da sempre questo avviene, ma probabilmente per il mondo scientifico tutto questo è stupido. Ma io volevo che più volte generare dentro a mio figlio una domanda, che poi mi ha fatto a un certo punto. La domanda è molto semplice, e chissà quanti di voi se l'è fatta, anche guardando qualche film horror, no? Incentivato da un'angoscia che qualcuno è così bravo da riuscire a evocare stupidamente in ognuno di noi. Ma allora noi poi passeremo tutto il tempo, mi ha detto lui, all'interno di una bara? E io ho detto no, 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 questo non accade. Ma potevo dirgli qualcosa di teorico? Potevo, secondo voi, restituirgli una risposta, diciamo, evanescente, culturale, filosofica? Potevo citargli Sartre se volevo totalmente spostarlo da una parte, oppure, che ne so, Schopenhauer, piuttosto che Søren Kierkegaard da un'altra parte. Dovevo spostarlo ideologicamente? No, io volevo che lui sentisse qualcosa nel corpo. Nel corpo, ed è così che noi dobbiamo parlare ai bambini. Sapete perché? Perché loro sono ancora molto vicini al mondo della luna, e queste cose, se noi le rievochiamo, per loro è una corrispondenza. Ma anche il malato è molto vicino al mondo della luna, soprattutto il malato terminale. Ma anche il vecchio è molto vicino al mondo della luna. Tutti questi tre sono molto sensibili su questo tema, e come gli parliamo? Dandogli il referto della PET, c'è qualcosa che non funziona. È molto utile il referto della PET, ma poi dobbiamo trovare un linguaggio che fa paura anche noi terapeuti, perché la morte, benedetto Dio, fa paura anche a noi terapeuti. Per questo io non sopporto che gli altri si difendano, ma io credo che un buon terapeuta deve sapere abbracciare la morte e baciarla sulla bocca, perché è la miglior amante che possa avere. Lo capite? E allora ho detto al mio bambino: no, guarda, ti spiego questa cosa, ma non qui. E dopo un po' ho preso la macchina, ho dovuto fare più di 3 km e mezzo in macchina per portarlo, sapete dove? Dove sfasciano le carrozze, no? Da un'autodemolizione, dove c'è un signore simpatico che quando mi serve qualcosa. Perché un uomo che voglia chiamarsi tale deve sapere cambiare le tapparelle, deve sapere riparare la bicicletta, deve sapere come funziona il suo cellulare e deve anche sapere dove, per esempio, cambiare le candele della macchina, se fosse il caso. Perché è vero che sono in città e c'è sempre qualcuno più bravo di me che lo può fare, ma se mi trovo nel deserto del Sahara, cosa faccio? Telefono a qualcuno? Questa è la dimensione infantile della modernità. Cosa faccio se ho una borsa con mezzo litro d'acqua, una ringa e un pezzo di pane? Cosa faccio? Lo distillerò e lo farò bastare dilazionandolo per una dozzina di giorni. Allora arrivo dallo sfasciacarrozze e gli dico: di, guarda tutte queste macchine, guardale. Pazzesco, alcune sembrano nuove, non si capisce come mai siano qua. Provate a pensare alla nostra vita. Alcune sembrano nuove. Aveva solo 32 anni, mamma mia, come ha fatto ad andarsene? Alcune sembrano nuove, altre sono distrutte, altre sono vecchie, hanno su. C'era una volta una Mercedes con 1,5 milioni di chilometri. Ora ovviamente non è il caso di disquisire per capire che cosa sia meglio fare, 1,5 milioni di chilometri, oppure partire quando la macchina è ancora nuova. Non siamo qui per questo. Siamo qui per questa risposta, in realtà. Qual è la risposta? La risposta è questa. Vedi, tu vedi qua tutte queste macchine.
Le vedi tutte ammassate una sull'altra, quasi senza rispetto, no? Sono tutte qui a fare volume all'interno di questo posto. Ma dove sono i piloti di queste macchine? Dove sono i piloti ora di queste macchine? Sono qua secondo te? No, e dove sono secondo te? Beh, a guidare altre macchine, perfetto, perfetto, bravissimo, a guidare altre macchine. Bene, anche noi abbandoneremo questa macchina un giorno o l'altro. Io non aspetterei di avere 1,5 milioni di chilometri, ma se mi tocca li farò tutti. Però alla fine so perfettamente che mi aspetterà un'altra macchina. E perché mi aspetta un'altra macchina? Perché devo imparare qualcosa e lo posso fare soltanto in questo universo dove c'è la materia. Ma non potrò mai confondere la materia con la verità perché sono qui apposta per imparare a fare coscienza con questa assenza di verità. Cioè la devo cercare la verità, la devo cercare durante il viaggio. E se non riesco a trovarla in un solo viaggio, dovrò fare tanti viaggi per trovare la verità. Ora, ovviamente io non gli parlavo della verità, gli parlavo della meta, del punto d'arrivo. Allora io ritornerei un attimo da capo. Siamo disposti a fare tanti viaggi per cercare la verità. Vogliamo raccontarcela ancora? Dobbiamo prendere altre macchine. Quante macchine dobbiamo prendere per vedere in faccia la verità, per avere il coraggio di non stare a pesare 30 grammi di riso per cercare di capire se mi fanno bene o male. È lì che noi dobbiamo arrivare. Quindi, quali sono le radici del male? Beh, le radici del male che mi spaventano di più non sono fuori, sono dentro di me. Perché le coltivo quotidianamente come un bonsai, con un grande amore, perché le radici del male stanno proprio là dove io credo di sapere chi sono. Credo di sapere quello che so. Credo di capire quali sono le regole della vita. Credo di sapere quali sono i miei talenti e che sono stati buttati via perché ho sbagliato lavoro. No, tu puoi portarli dove vuoi i tuoi talenti. Hai il talento della musica, puoi portarlo dove vuoi, nell'economia, nella medicina, nella psicologia, dove vuoi. O stai aspettando che qualcuno ti regali la porta di ingresso del talento? Io non voglio più nutrire tutto questo. Tant'è vero che dal prossimo anno non mi occuperò proprio del tutto più, per esempio, dell'aspetto alimentare. Proprio per niente. Proprio perché credo che tutto debba partire da lì, in qualche modo. Che cosa vogliamo ingrassare? Che cosa vogliamo nutrire dentro di noi? Allora, se io accetto la seduzione, se io accetto la vanità, se io accetto l'illusione di sapere chi sono, se io accetto l'ignoranza che non mi fa vedere la verità del mondo, se io accetto di non avere fede, speranza e carità, allora sono uno splendido, straordinario e anche molto simpatico coltivatore delle radici del male. Grazie. Vi ringraziamo di sostenerci e seguirci sempre. Tramite iscriviti, abbonati e il pulsante grazie, avete contribuito a rendere grande questa realtà.